Bene, io sono un autore di canzoni. Andrea, che cosa devo fare? La prima cosa che devi fare è far sapere che sei tu l'autore, per cui la prima cosa che fa un autore ogni volta che usa il proprio brano è dichiarare l'autore sono io, a un concerto, sul proprio MySpace, sul proprio Facebook, ed è il primo modo per abbinare al nome del tuo figlio, la canzone, la tua figlia, il tuo nome di papà, il diritto di paternità. Poi dovresti cercare di tutelarti dal fatto che qualcuno te la rubi e spacci questa opera per sua. Allora ci sono varie forme di tutela. Tutte legate a una prova di tempo certa, cioè se tu riesci a dimostrare che oggi l'opera era in tuo possesso e qualcuno domani te la ruba, tu puoi sempre dire che era già tua. La miglior forma di prova è quella di deposito del brano alla SIAE, sia come iscritto alla SIAE, sia attraverso un servizio che si chiama di deposito opere inedite, che è anche riservato ai non iscritti. E costa 130 euro per 5 anni di tutela, diciamo. Sul sito della SIAE ci sono tutte le informazioni, ma ci sono anche altre modalità per avere delle prove. Raccogliere, ad esempio, qualunque forma di prova che possa certificare che quel giorno tu eri in possesso del brano. Ad esempio, fai una data in un locale, riprendi questa esibizione e ci sono dei testimoni, benissimo. Oppure tieni dei rapporti con l'etichetta discografica, tieni copia di tutta la rispedizione del materiale che hai fatto per dimostrare che c'è un legame tra di voi, e così e altri ancora, questi sono i più forti.